Ciao a tutti, oggi sono qua per aprire insieme a voi un pacco misterioso che mi è appena arrivato. In realtà ho una mezza idea di che cosa possa contenere, però sono comunque molto curiosa ed entusiasta e è una vita che non filmavo un unboxing, quindi apriamolo. Speriamo di non lacerare niente. Vediamo. Perché dovevo nascere con la forza di un pulcino? Issa. Dunque. Allora, direi che questa la lasciamo perdere. Quante cose belle, interessanti. Scherzo, c'è solo carta marrone, non si vede ancora niente. Eccolo qua. Il cubato misterioso conteneva una jewel candle, ovvero una candela profumata che contiene al suo interno un gioiello in argento. Sono molto curiosa di vedere che gusto è, anche se qua c'è scritto mannaggia, e di scoprire appunto che tipo di gioiello ci sarà al suo interno. Allora, scopriamola insieme. Io sono veramente troppo contenta. Io adoro le candele profumate, sono tipo la vita. Oh mio Dio, che bella. Ok, senza far danni, ecco qui la candela. La candela è questa, adesso ve la mostrerò nel dettaglio. È veramente molto carina e graziosa. Come regalo è veramente molto molto carina. Non so se riuscite a leggere, ma il gusto di questa candela è mousse al cioccolato. E se mi conoscete almeno un pochettino sapete che io amo da impazzire le candele che profumano di dolce e il cioccolato è il mio cibo preferito, quindi... Che bello, non vedo l'ora di accenderla. Mentre il gioiello che contiene al suo interno è segnato proprio qua dietro ed è un paio di orecchini. Esistono tante profumazioni diverse, si possono trovare diversi accessori all'interno. Se andate sul loro sito c'è qualche immagine e ho visto che hanno fatto anche un'edizione per San Valentino molto carina. Quindi se state pensando a un regalo da fare o semplicemente volete farvi un autoregalo, potrebbe essere un'idea molto bella se vi piacciono le candele profumate. E anche se vi piacciono i gioielli, perché appunto all'interno di ogni candela c'è un paio di orecchini, un anello, un pendente o un bracciale. Sempre sul sito trovate diverse immagini dei prodotti che potete trovare all'interno e sono tutti in argento. E come vi ho fatto vedere poco fa, sono imballati in una busta particolare che resiste al calore, quindi quando voi bruciate la candela non si danneggia in alcun modo il gioiello perché è appunto protetto. Ma ora annusiamola perché è quello che attendevo di più. Mamma mia, sei buona! Mi ricorda tanto una delle mie candele preferite, che è i biscotti. Veramente molto buona. Adoro stare qui a sniffarla tutto il giorno. È accesa da una mezz'oretta circa e... nella stanza si sente molto di più l'odore di cioccolato rispetto a quando l'ho annusata nel barattolo che sapeva solo di dolce, tipo biscotto. Adesso invece si sente di più il cioccolato. Adesso che la cera si è sciolta andremo a rimuovere con delle pinzette il sacchettino di stagnola. Spegniamo la candela per evitare di bruciarci. E vedete... sono troppo... ok. Eccole qua. Una volta preso su, potete metterlo su un pezzo di carta, un tovagliolo. Ho aspettato giusto qualche secondo che si raffreddasse completamente la cera. E adesso apriamo. Gli orecchini sono questi qua, sono minuscoli e come vi dicevo appunto sono in argento. Hanno una specie di fiorellino azzurro e sono degli orecchini a cerchio, veramente micro micro, molto fini, delicati. Io ringrazio tantissimo Jewel Candle per avermi dato l'opportunità di testare uno dei loro prodotti. Ero molto curiosa e come vi dicevo sono una grande fan delle candele profumate, quindi è stato veramente molto bello per me poter collaborare con loro. Inoltre mi hanno lasciato un buono sconto che potete utilizzare sul loro sito inserendo Cibis The Way, lo trovate anche scritto qua sotto, ed è valido fino a marzo per un 15% di sconto. Quindi se state pensando di fare un regalo a qualcuno o semplicemente per...
autoregalarvi qualcosa, perché fa sempre bene farsi autoregali, magari dateci un'occhiata. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!